Nome Dan. Paolo. Cognome Imperial. Baldini. Titolo di studio: Diploma Superiore di Agraria. Odontotecnico. Professione: Salmon Dubmaster. Piatto preferito: Angera. Hacky and Saltfish. Cane o gatto? Gatto. Piatto: Pisci seduto o in piedi? Rigorosamente in piedi. Seduto. Anche in un campo? Sì. No, in un campo no. Da quanto vi conoscete? Una ventina d'anni. Quella ventina d'anni. Come vi siete conosciuti? Al Rototom Sunsplash. Lo sentivo cantare fuori dalla tenda al Rototom Sunsplash. Chi è più giovane? Lui. Chi è più vecchio? Lui. Mare o montagna? Montagna. Montagna. Digitale analogico. Quando si tratta di ampli, digitale. Nella musica, digitale. Registrazione digitale, mixaggio analogico. Cosa non sopporti di Paolo? È molto pignolo. Cosa non sopporti di Dan? Il suo six pack. Qual è il disco che ha ascoltato e che ha lasciato il segno più evidente? Legend. Homegrown Fantasy, Zion Train. E il discorso? Il discorso delle Nazioni Unite di Sua Maestà Imperiale Haile Selassie I. Il discorso di Moravia ai funerali di Pasolini. Qual è la tua band preferita? I Culture. I Culture. I Culture. I Foo Revolutionary Dub Warriors. E il tuo sound preferito? Al momento, Irish Steppers. Imperial Sound Army. Go on! Il DJ preferito? Charlie Chaplin. Dillinger. Producer preferito? Al momento, Paolo Baldini. Dagli inizi di Scratch Perry. Dubmaster. King Tubby. King Tubby. E quello dell'età moderna? Vibronics. Dougie Conscious. Disciples. Dougie Conscious. Se non avessi fatto musica, cosa avresti fatto? Penso che sarei andato in Africa, avrei fatto o il contadino o avrei cercato di combinare qualcosa di buono. A metà anni 90 ho rischiato di fare il tatuatore. Da quanto tempo ti occupi di reggae music? Ma grosso modo una ventina d'anni. Saranno 25 anni ormai. Ti senti importante? Abbastanza. No, devo dire la verità. No, perché? Così mi sento. Non è vero. Ti senti arrivato? Per niente. No, decisamente no. A chi è venuta l'idea di questo progetto? A Paolo. Quante volte avete discusso durante la preparazione dell'album? Sempre. Oggi? Chi aveva ragione? Io. Oggi. Ti senti sfinito? Sempre. Sono sfinito. Quando uscirà l'album? Per ad ottobre. Oggi. Per quale etichetta? La Tempesta Dub. La Tempesta Dub. Perché Dolomites Rockers? Perché siamo rockers e perché le Dolomiti sono il posto dove siamo cresciuti. Perché siamo duri come le Dolomiti, come la roccia di Dolomia, e sono la cosa più dura che ci lega. Avete un tour promozionale? Sicuramente. Tutta la vita. Ti fa le canne? Magari. Io ho fumato tutta l'età dello sviluppo, il quale si è concluso recentemente, quindi ho smesso. THC o CBD? THC. THC. Cosa pensi della penalizzazione della cannabis light? Non ho grande interesse per la cannabis light, però forse servirebbe per avere un po' meno mafia. Io non penso che debba essere penalizzata in quanto light, ma soprattutto non penso che debba essere penalizzata in quanto sostanza, perché sono favorevole alla libertà del consumo delle sostanze. Stupefacente. Stupefacente. Light up i sensi, Mino. Hai votato alle europee? Sì. Ho votato alle europee. Hai votato Lega anche tu? No. Perché tu hai votato Lega. Uno slogan politico che hai sentito e che ti è piaciuto particolarmente? Salvini, merda. Salvini, succa. Di qualcosa che non hai mai detto a Paolo. Gli ho sempre detto tutto. Di qualcosa che non hai mai detto a Dan. Che mi dice troppo. In bocca al lupo per questo disco. Salvini, merda. La faccio da sotto. Seduto. Anche in un campo? No. Sì. Hai ballato tutto. Ho risposto per lui. Sì. Sì. No, seduto. In un campo. Rifacciamo. Mi hai confuso. Mica. Cazzo, è difficile questa. Abbastanza. Cioè, abbiamo... Aspetta, dammi 2 secondi. Siamo vuoti come 2 calzini noi adesso.